Pianese, Collegiana, Rieti e San Giovanni Valdarno. A tre punti il Poggibonsi, la Triestina, il Virtus Flaminia. A due punti Villa Biagio e il San Donato Tavernelle. A un punto Virtus Voluntà Spoleto e Gualdo. 0 punti per il Bastia, che è fermo al palo con un gol fatto e ben 7 subiti. Il miglior attacco di questo girone è quello del Siena, che con i 6 gol di oggi si è portato con 9 gol realizzati. Parole come schiaffi dalla televisione, le strade sono in preda al panico più nero, il matto del quartiere sta urlando da mezz'ora, è stato spaventato, ha visto qualche cosa, io sono qui da solo seduto sul divano, osservo la mia vita sfuggirmi dalle mani, sono stato ipnotizzato dal subliminale, non riesco a far più niente a livello muscolare, non sai più quante volte avrei voluto uscire, sbattere la porta, prendere le scale, ma non ci sono stato, non ci sono riuscito, io sono troppo pigro. Sono colme, cominciano a buttare la merda che han sepolto per anni sotto il suolo. Non riesco più a celare il male e la vergogna. Ora anche il più cretino capisce il suo destino. Ma restano imperterriti a fare come andare. Invece di scappare come i ratti dalla nave, mi sento disperato, devitalizzato. La vittima ignorante di un patto criminale. Non sai più quante volte. Te avrei voluto uscire, sbattere la porta urlando per le scale, quelli del 68 si son venduti i sogni, si vogliono far pagare. Salvatore Paradiso è morto. Torniamo in diretta, andiamo a leggere i risultati del girone F con relativa classifica. Ricordiamo che il gol della Fermana, la vittoria dell'1-0 della Fermana per un successo stagionale, è stato segnato dall'amico Pedalino e ha portato i primi 3 punti da vittoria in casa della Fermana. Allora, ieri è stato giocato Fano, Giulianova, finita 2-1. Si è parlato di alcuni episodi al ritorno dei tifosi di Giulianova, pare che non sia vero nulla. È stato riportato qualcosa di non vero. Comunque, Sivilla aveva portato in vantaggio il Fano, poi Giansante al 22, al 36esimo ha pareggiato Giansante, ma al 64esimo ancora Sivilla ha segnato il gol della vittoria. Fermana, Pispesaro 1-0, Pedalino al quinto, poi Agnonese, Recanatese 0-2, al 45esimo Traino e al 75esimo Galli, Termoli, Caselfidardo 0-0, il derby Civitanovese Maceratese, vantaggio la Civitanovese all'ottavo con Amodeo su calcio di rigore,
Pareggio sempre sul calcio di rigore della Maceratese con D'Antoni al 20°, al 30°, Croce ha portato sul 2-1 la Maceratese, col quale è finito il risultato. Jesina Matelica 0-1 al 94°, dopo 4 minuti di recupero, ha segnato Appi per il Matelica. San Nicolò Campobasso 0-1, gol di Todino. Amiternina Chieti 0-1, gol di Esposito. Celano Marsica, San Benedettese 1-3. Celano era passato in vantaggio all'11° con Buongiorno nel secondo tempo, no, prima della fine del primo tempo, sempre sul calcio di rigore ha pareggiato Napolano. Poi al 59° Di Paola ha portato il risultato sul 2-1 e al 61° D'Angelo, ancora lui, ha sigillato il finale per la vittoria di San Benedettese 3-1 a Celano. Nel viaggio d'andata i tifosi di San Benedettese hanno rischiato di non arrivare allo stadio per un problema che una macchina che si è incendiata prima della galleria, la famosa galleria che c'è andando verso sull'autostrada che collega l'Abruzzo a Roma. Poi comunque ce l'hanno fatta, comunque sono stati fermi per diverse ore fuori per diverse ore, per diverso tempo fuori dalla galleria di Cucullo. Comunque poi la cosa si è risolta, pare che non sia successo nulla di grave, questo è importante. Altro dato prima di leggere la classifica, voglio segnalare tre uomini del comando della classifica canonieri, Amodeo del Civitanovese, Gesuele dell'Agnonese e Napolano che in due partite ha realizzato tre gol. Ci sono addirittura ben tre giocatori e due gol che seguono due gol della San Benedettese, sono Baldini, D'Angelo e Di Paola, questo giovane che pare che doveva essere ceduto pochi giorni dalla fine del mercato, è arrestato, gioca titolare e segna e va in gol spesso e volentieri. Con due gol ci sono anche Orlando Del Chieti, Sibilia Delfano, Galli della Recanatese. La classifica vede Maceratese al comando con 9 punti, San Benedettese e Chieti 7 punti, Recanatese, Matelica 6 punti, Castelfidardo, Campobasso 5 punti, Amiternina, Civitanovese, San Nicolò, Fano, Fermana 4 punti, Giulianova 3 punti, Termoli 2 punti, Jesina, Agnonese, Vispesero 1 punto, Celano Marsica ferma il palo con 0 punti, un gol fatto e 8 subiti, mentre l'attacco migliore del girone ce l'ha la San Benedettese con 10 gol fatti. Piace camminare dando calci alle lattine, pensando alla fortuna di essere qui. Ho un credito di giorni che mio Dio mi ha anticipati, li tengo nelle tasche, io son così. Rimango qui solo a guardare la gente passare come se mi aspettassero giorni migliori o giorni speciali solo per me. Qualcuno li ha giocati alla roulette dei sogni, qualcuno si è distratto e li ha perduti. C'è chi li ha lavorati e poi c'è chi se li è bruciati. Insieme bevo un birra dentro a un bar e rimango. La gente passare come se mi aspettassero.
torna e parliamo del girone, si torna a parlare di calcio e dopo questo ennesimo pezzo dell'artista che oggi stiamo cercando di proporre, che è Tom Gallizia. Anzi, se qualcuno che l'ascolta è interessato a farci pervenire musiche da poter mandare in onda di artisti sconosciuti all'inizio della loro carriera, che possiamo proporre, noi siamo qua anche per aiutare, visto che siamo sportivi, aiutiamo chiunque. Andiamo con la lettura del girone G. Finali, giocata ieri, Lupo Castelli Salarius 6-0. Dopo questa partita è stata una dichiarazione del figlio di Zema, che ha dichiarato che l'arbitro, che si chiama Di Paola, che è di Chieti, avrebbe, in poche parole, aveva capito già che perdevano per il sorrisetto che gli ha fatto quando gli ha chiesto lei è il figlio di Zeman con questo sorriso. Io credo che quando si perde una partita senza polemiche o no, 6-0, bisognerebbe tacere e smettere di parlare, solo questo, perché su un 6-0 non c'è nessun accordo. Poi se l'arbitro, non ero presente, dunque non lo so, se l'arbitro si è comportato male, questo qual è la coscienza del direttore di gara e della persona che lo stava guardando, del commissario, che sono sempre presenti sui campi di Serie D, se ha notato qualcosa che non andava bene. Spero che paghi questo suo atteggiamento. Sta di fatto che al 13° del secondo tempo, Carlo Zeman ha abbandonato la panchina e se n'è andato fuori. Adesso non so, probabilmente gli arriverà una sanzione disciplinare, anche perché non credo che uno possa abbandonare la panchina e andarsene. Così, senza essere allontanato dall'arbitro, non credo che si possa fare. Comunque. Lupo Castelli, Salarius 6-0, Nuorese, Astrea 1-0, Fondi, Terracina 3-4, risultato pirotecnico incredibile, vantaggio il Fondi con Fragello 17esimo, Prey d'Agostino al 29esimo, ancora Vaccaro, gol per il Fondi, risponde Botta al 40, al 48esimo, vantaggio di Terracina con Ruben, pareggio di Diamè al 66esimo e al 91esimo arriva il gol di De Angelis che sancisce la vittoria di Terracina per 4-3. San Cesario Sora 1-0 gol di Brack, Palestrina Cinti a 1-1 Bendia e Alonzi, Aprilia Anzio Rovino 3-1 Cannarriato, poi Nesta per Anzio Rovino e Paggiaroli sancisce il 3-1. Altra partita pirotecnica l'Olbia, Olbia Biudoni 3-3, vantaggio l'Olbia con Mastino al quinto, pareggia Salvini al settimo, va in vantaggio il Budone al 28esimo con Fontanella su calcio di rigore, 44esimo pareggia Oggiano, il secondo tempo al 55esimo va in vantaggio l'Olbia ancora con Oggiano e Fontanella pareggia al 90esimo, dunque c'è stato due doppiette, quella di Oggiano e quella di Fontanella. Arzachena, Viterbese 1-0, gol, partita è sicuramente risultata sorpresa da Arzachena. Tranquilla, tranquilla, sta portando avanti un buon campionato con gol al 40esimo del giovane Spina. Isola Liri, Ostia Mare 1-0, al 60esimo Sant'Angelo il gol. Allora abbiamo Oggiano, una classica marcatoria Oggiano con 4 gol, poi Fontanelle, Vaccaro e Siclari con 3 gol. E la classifica vede al comando: Lupa Castelli Aprile con 7 punti, Ostia Mare, Nuorese. A 6 punti, 5 punti Arzachena, San Cesario e Terracina, 4 punti per Cinzia, Olbia, Viterbese e Budoni. Poi abbiamo con 3 punti Isola Liri, Sora, Fondi, Astrea, Selargius, con a 0 punti il Palestrina e l'Anzio Lavinio. Ricordiamo che erano con un punto di penalizzazione sia l'Isola Liri che a 3 punti che il Palestrina che ora è a zero. Vivo dentro una roulotte alla fine della strada. Vivo insieme a un grosso cane, quattro dischi, una chitarra e lavoro auto per mestiere alla stazione del.